cassonetti delle immondizie rovesciati, alberi che hanno perso una parte delle loro fronda, ma a volte anche interventi molto più importanti, quindi caduta di rami, di tronchi, addirittura di alberi interi, come quello che vedete nelle immagini che abbiamo ripreso a Fornovo, di fianco alla via provinciale che porta da Fornovo verso la Valceno. Qua gli operai al lavoro del comune per cercare di sistemare le situazioni lungo la strada che porta giù verso la piazza del mercato. Guardate le dimensioni del tronco che è caduto, che poteva ovviamente fare davvero danni o addirittura far male a qualcuno. Fortunatamente non è successo niente, ma è stato davvero un caso, forse anche grazie al fatto che è caduto di notte. Questo invece è quello che abbiamo trovato lungo la strada che porta verso la piscina. Anche qua un grosso albero è caduto sulla sede stradale. Anche qui l'intervento di operai incaricati dal comune ha fatto in modo che la viabilità fosse rapidamente ripristinata. Questo vento che ha colpito tutta la notte il nostro territorio delle valli del Taro e del Cerno, immagino che abbia fatto qualche danno anche negli altri territori. Sfortunatamente è un vento che è arrivato dalla Sicilia, dove sappiamo che ieri ha provocato danni importanti. Ma speriamo che non abbia creato uguali danni sul nostro territorio, se non cose di questo genere. Per il momento non sembra ci siano segnalazioni di danneggiamenti a cose o a persone.